Sono convinto che sarà un grande spettacolo per tutti gli appassionati della motonautica e non solo, perché i nostri sono dei mostri che tutti amano. La scelta dei laghi, 2 anni a Stresa, 1 anno a Cernobbio. Pensate, nel 1902 il lago di Como ha ospitato la prima gara di motonautica proprio qua a Cernobbio. Io credo che l'Italia stia dando dimostrazione non solo di saper organizzare al meglio gli eventi, ma di come i piloti italiani siano al top. Io credo che quello che ha fatto oggi qui Guido Cappellini sia qualcosa di fantastico. Siamo bravi, lo siamo sempre stati, organizziamo tante gare e dobbiamo avere questo livello. Qui toccava a noi, eravamo coinvolti in prima persona, per cui abbiamo dovuto, comunque dovevamo tenere uno standard molto alto e penso che sia stato un grande spettacolo per il lago di Como. Terzo classificato Spirit of Qatar 95, Alit Nanima, Matteo Nicolini. Sì, è stata una gara difficile, abbiamo avuto in partenza molto bene, andavamo, riuscivamo a tenere il passo di Victory e non avevamo problemi a mantenere questo secondo posto, aspettavamo il long lap. Ma purtroppo abbiamo questo spin out, la barca c'è partita, ha fatto un 360 da paura, i motori mi si sono spenti tutti e due perché la barca si è fermata andando indietro e per fortuna sono riuscito a farli ripartire e dopo abbiamo continuato spingendo al massimo. C'è stata l'interruzione della gara bandiera rossa per l'incidente di Fendi e questo ci ha un po' aiutato perché ha, diciamo, riavvicinato, ha azzerato i distacchi e lì ci siamo avvicinati. Noi avevamo già fatto i 2 long lap e questo ci ha portato a riguadagnare le posizioni. È che loro ti sporcano l'acqua, tu con la scia dell'altra barca è pericolosissimo, il motivo per cui facciamo gli spin sono le scie delle barche davanti la maggior parte delle volte, la scia ti disturba, invece chi è davanti ha acqua pulita e lui comanda, fa il distacco. Sono molto forti a livello di accelerazione e questo, diciamo, è dove dobbiamo lavorare, lavoreremo noi sulla coppia dei motori per riuscire a metterci davanti, è molto importante come vedi fare la pole perché se tu riesci a fare il tempo in pole e parti in pole position hai un grande vantaggio in gara. Passiamo a secondi classificati con la Poliform, Guido Cappellini, Giampaolo Montavozzi. Una soddisfazione tripla, primo perché appunto ho contribuito parecchio per organizzare questa gara, poi perché sembrava tutto compromesso appunto ieri, partire in ultima fila non era sicuramente facile e con un po' di fortuna siamo riusciti a fare il podio al secondo gradino. Quindi si è anche dovuto difendere da questa seconda partenza per quello che è successo a Fendi, lì si sono raggruppati tutti, quindi di nuovo una seconda partenza che ha messo comunque in difficoltà, ma tu sei partito bene e hai tenuto il secondo punto. Sì, c'era anche la possibilità di riuscire a passare Victory magari in seconda partenza, esatto, però non era lui, oggi aveva veramente una marcia in più. Ecco, per quanto riguarda questo evento di Como, vabbè, è qua da vedere, tantissima gente, quello che tu volevi, ci credevi fino in fondo, la motonautica qua è stata premiata da tanta gente che veniva a seguire. Ma io non ero sicuro del mio risultato, ma ero sicuro che ci sarebbe stata tantissima gente. Ascolta, questo secondo posto lo dedichiamo a Bruno, immagino. Ma se ci fosse stato sarebbe stato il primo. Lo starà guardando e sì, starà gioiendo perché questo era quello che lui sperava di vedere. Dopo io, i titoli. Ma io posso dire di essere stato il secondo a aver portato la classe 1 sul lago di Como. Uno, il primo è stato lui. Ok, grazie. Bravo, bravo, bravo Guido! Bravo. Primi classificati Victory, Arif Al-Zafin, Nadir Binendi.
Il Victory Team ha dato dimostrazione di grande efficienza ed efficacia, ha dato dimostrazione di come non sono soltanto necessari gli ingenti investimenti del governo per far sì che si raggiungano questi risultati. Occorre un gioco di squadra, occorrono dei piloti qualificati come quelli che hanno vinto oggi, che hanno vinto mondiali in diverse discipline motonautiche, dall'aquabike alla classe 3 sino alla classe 1. L'Italia ha dato una prova straordinaria di saper organizzare questi eventi. Io credo che oggi il palcoscenico naturale che ha offerto il lago di Como non abbia eguali nel mondo, tanta gente, i piloti, i team sono molto contenti, un grazie sentito alle amministrazioni locali e alla Federazione Italiana, nonché al promoter che hanno consentito questo evento. Non è stato facile, un evento sul lago è sempre una cosa abbastanza complicata e difficile. Siamo partiti con tutta una serie di problematiche logistiche che siamo riusciti a superare con alcune controversie, però alla fine è quello che ci aspettavamo. Abbiamo avuto il sole, abbiamo avuto tanta gente, tantissima. Penso che oggi c'è stato un grande spettacolo. In acqua è stata una delle più belle gare che negli ultimi periodi abbiamo visto di offshore di classe 1. Questa curva di Villa d'Este, insomma, con un po' di contestazioni, però ha dato veramente, è stata importante per lo show. Abbiamo visto spin out, abbiamo visto anche una barca ribaltata, mi dispiace, però i piloti poi sono usciti subito per Luca, per Giovanni. Io credo che oggi abbiamo visto come lavorare molto, darla come priorità la sicurezza, sicurezza attiva e passiva, sicurezza per quanto riguarda gli spettatori e per quanto riguarda i piloti, alla fine abbia pagato. Io credo che il nostro sport stia diventando sempre più sicuro e certamente noi siamo impegnati in una logica di migliorare continuamente. Non ci sarà mai un punto d'arrivo per quanto riguarda le migliorie possibili in termini di sicurezza. Sì, un grandissimo successo di cui ne siamo non soltanto orgogliosi, ma abbiamo tanta gioia nel cuore, perché lavorare in questo modo vuol dire non solo fa portare Cernobbio a una ribalta internazionale anche nel mondo dello sport, ma vuol dire portare il lago di Como, vuol dire portare l'Italia intera, perché questo è un esempio di efficienza nel campo della sicurezza, della tutela dell'ambiente, ma comunque sempre parlando di sport, un qualcosa che per i nostri giovani sicuramente può rappresentare un'opportunità non solo per condurre una sana vita, ma anche per trovare opportunità di lavoro. Abbiamo visto quello che è successo appunto nella classe 3 a Bacoli, risultati fantastici, i risultati dei piloti italiani in Cina, due campioni del mondo e un terzo posto. Io credo che l'Italia non abbia eguali dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista delle tecnologie, e perché no, dal punto di vista anche della cantieristica, che deve essere per noi della motonautica competitiva un punto di riferimento, un punto di raccordo. Penso che possa essere soltanto orgoglioso, perché il lago di Como nel mondo della cantieristica può essere esempio, può portare sicuramente la propria storia, il proprio patrimonio, tutte le persone come forza lavoro che hanno fatto proprio nei loro cantieri questa esperienza. Possiamo anche esportarla, perché siamo sempre prima classe, quindi classe one per l'Italia intera. Abbiamo un contesto stupendo, ambientale, di ville storiche, e quindi abbiamo un patrimonio culturale che penso possa essere solo apprezzato a livello mondiale, e quindi questa grossa opportunità di trasmettere anche in questi paesi le immagini della bellissima Italia, perché abbiamo un qualcosa da esserne orgogliosi, sia stata una grossa opportunità e per loro una nuova conoscenza di un lato che spero di rivedere tanti di loro turisti che passeggiano
buono per il lago di Como e per l'Italia intera, ce lo auguriamo. Erano tantissimi, ci siamo preparati ad accoglierli, abbiamo chiuso la strettoia per permettere a tutte le persone di muoversi per Cernobbio con la massima tranquillità. Penso che il mondo dell'economia e del commercio nostro possa essere soltanto contento, perché sono state due grandi giornate, quindi grazie alla Federazione Italiana, grazie alla Federazione Mondiale e grazie anche a chi ha pensato a portarci, quindi a Nicolò di San Germano e grande Cappellini, quindi più di così cosa vogliamo? Più di così cosa vogliamo? Grande Guido, lo volevamo tutti, eravamo qua tutti a guardare e a tifare per lui, quindi arrivederci all'anno prossimo, perché così vogliamo andare avanti.